Quando il 17 febbraio scorso Parigi ha annunciato il ritiro di tutte le sue truppe dal Mali, ponendo fine a un'operazione durata 9 anni, l'Europa e il mondo stavano già guardando altrove. Pochi giorni dopo la dichiarazione francese, infatti, la Russia si stava preparando ad invadere l'Ucraina, scatenando una crisi internazionale che da allora domina il panorama internazionale. Come nel caso della pandemia, il nuovo scenario di crisi ha permesso solo marginalmente all'Africa di entrare in scena. Lo ha fatto quando l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato sull'invasione, quando sono aumentate l'inflazione e l'insicurezza alimentare a seguito del blocco delle esportazioni ucraine e quando gli Stati membri dell'Unione Europea hanno iniziato la loro affrettata ricerca di forniture energetiche alternative a quelle russe. Il dramma dell'Ucraina ha quindi distolto l'attenzione dall'Africa, tradizionalmente già trascurata dai riflettori internazionali. Questo nonostante i recenti appelli ai più alti livelli dell'Unione Europea a fare del continente una delle principali priorità. All'improvviso, parte di questo interesse è sembrato scemare. Il Sahel, in particolare, per il quale la stessa Unione Europea aveva adottato una nuova strategia integrata nel 2021, non era più l'obiettivo primario della sicurezza europea. Questa disaffezione si è verificata in un momento in cui l'Occidente stava già perdendo fiducia in diversi paesi africani, dal Senegal all'Etiopia, ma soprattutto in alcune zone del Sahel. Il sentimento antifrancese, sfociato in alcune proteste, ha aiutato i militari a rovesciare il governo in Mali e in Burkina Faso, due volte quest'anno. La Francia arretra in un momento in cui la Russia si sforza di espandere la sua cooperazione con gli stati della regione. Ciò che non sta arretrando però è la rilevanza del Sahel. Tutte le ragioni che avevano portato al coinvolgimento europeo nella regione sono ancora presenti. Non è stata una missione compiuta a spingere la Francia a lasciare il Mali, ma piuttosto una serie di fattori diventati ormai insostenibili. Le divergenze con la giunta militare insediatasi a Bamako, l'insicurezza generata dai jihadisti e l'incapacità di gestire i flussi migratori. Tutti questi fattori si sommano alla crescente vulnerabilità climatica in un'area sottosviluppata con una delle popolazioni in più rapida crescita al mondo. Nel frattempo cresce anche la preoccupazione per alcuni paesi costieri dell'Africa occidentale, le cui regioni settentrionali sono diventate oggetto di occasionali incursioni jihadiste, come in Benin, Costa d'Avorio e Togo. L'OMS si è recentemente rivolta ai droni di Ankara per rafforzare la propria capacità di far fronte alla minaccia rappresentata dai militanti jihadisti nel nord del paese. Anche il Ghana ha inviato truppe di rinforzo per pattugliare la propria frontiera. Il ritiro della Francia dal Mali ha coinciso con l'invasione ucraina e questo nuovo scenario globale ha aperto una nuova fase per la presenza europea nel Sahel. Una fase in cui cresce la distanza tra l'Europa e segmenti significativi delle società saheliane. Una fase in cui si inaspriscono alcune rivalità globali e nuovi attori si affacciano sulla regione. Pensiamo per esempio alla Russia o alla Turchia. Gli sviluppi in Mali sono una dimostrazione evidente di questo nuovo momento. Nel 2012 il governo ha chiesto disperatamente aiuto alla Francia. 10 anni dopo il governo di Bamako ha allontanato gli stessi soldati francesi. In entrambi i casi molti maliani sembravano esultare. Alla base dello stesso stato d'animo tuttavia c'erano opinioni profondamente cambiate nei confronti della Francia, passata dal ruolo di salvatrice a quello di nemico. Mentre parte di questo risentimento popolare è evidentemente rivolto a Parigi per la sua influenza di lunga data e il suo diretto coinvolgimento militare nella regione, l'obiettivo in realtà più ampio. La Francia è stata a lungo considerata il braccio principale dell'Europa, se non dell'Occidente. E in Africa, quando la Francia viene presa di mira, è il ruolo dell'Occidente ad essere messo in discussione. In diversi angoli del continente l'antioccidentalismo è in aumento. Si diffonde l'idea, certo non del tutto infondata, che i paesi africani continuino a essere ingiustamente sfruttati e indebitamente influenzati dai partner tradizionali. Negli stati anglofoni della regione, per esempio, la morte della regina Elisabetta non ha solamente suscitato solidarietà per i reali britannici, ma è anche stata vista da molti opinionisti africani come un evento storico più che mediatico, che ha riacceso rancori di lunga data. Eppure l'Europa, con tutte le sue insidie e i suoi fallimenti, è stata di gran lunga il partner internazionale più fortemente e direttamente impegnato per la stabilità dell'Africa. I paesi europei possono ancora essere la migliore scommessa per riconquistare la sicurezza del continente. Oggi, tuttavia, le battaglie europee non si combattono solo sul campo, ma cosa ancora più importante, nei cuori e nelle menti degli africani, la cui fiducia deve essere riguadagnata.